Senti, ma questo fintech, no? Quindi finanza che incontra la tecnologia, e in Italia siamo un po' in ritardo anche non nel mercato, ma nella conoscenza del fenomeno. Usiamo magari tantissimi strumenti, ma non sappiamo che quello è fintech. Corretto, questo è proprio il punto. Cioè, Cioè, no? l'italiano usa il fintech, non lo ha mai chiamato fintech, lo ha chiamato il conto online, lo ha chiamato il pagamento online, lo ha chiamato la prepagata che uso per andare su eBay. Quindi diciamo l'Italia ha fatto ampio uso del fintech da parte di aziende semi-tradizionali che lo hanno messo a disposizione. Adesso con le start-up si inizia a parlare di fintech perché bisogna dargli un settore. Il punto di svolta è stato quando al telefono con Dario, dopo un paio di Dario è il tuo co-founder esatto, con oggi. Dario Brignone, fortunatamente molto competente lato IT, cosa che io lo sono diventato un Che tu pochino. sei un economista di Assolutamente non lo formazione. ero, avevo fatto economia e finanza e marketing. Al telefono lui era in Kazakistan, avevamo ragionato, fatto analisi per un paio di mesi su questo mondo dei pagamenti, ci diciamo, sembra esserci una possibilità, se io mi licenzio tu ti licenzi, lui mi ha detto sì, io mi licenzio. E quello è stato un punto di svolta. E noi abbiamo avuto un percorso un pochino più complesso legato al fintech, che tu devi essere prima di tutto autorizzato, avere struttura, quindi i capitali li cerchi ancora prima di andare sul mercato. È molto difficile, devi essere bravo nello storytelling, devi raccontare dove finirà l'azienda. Quindi avete fatto 2 anni in giro a raccontare Abbiamo alle fatto 2 anni persone in cosa giro dovevate dove io fare. raccontavo e Dario lavorava con Samuele che poi si è unito poco dopo. Io raccontavo questa storia, abbiamo infatti noi raccolto 5 milioni e mezzo prima di mandare il prodotto sul mercato, ma con 300 conoscenti che usavano Satispace per scambiarsi denaro tra di loro. Un felemi influenza allargato, diciamo. Esatto, diciamo che il primo investitore è arrivato pochi mesi dopo, è Giuseppe Donagema, ex capo mondiale di Nokia nel marketing, quindi una persona che aveva visto nascere M-Pesa, mobile payment africano che muove più di metà del PIL della Tanzania e del Kenya. E quasi è stato per noi un'illuminazione. Noi ancora non cercavamo investitori, avevamo parlato con un paio di fondi più per capire cosa volessero e mi ricordo che lui mi chiama e mi dice: ma non è che siete interessati a degli angel investor? Allora io vado È su stato lui Google, quindi. sì, vado su Google, cerco angel investor e No, scopro questa è che bella. sono dei privati che sempre più di frequente partecipano alle fasi iniziali di seed, quindi scopro cos'è il seed investment, quindi la parte iniziale. Quindi scopriamo questo mondo dove c'era entusiasmo per investire e dove noi ha aiutato moltissimo il fatto che ci fossimo licenziati, fossimo full time sul nostro progetto e avessimo investito i nostri capitali, che per noi erano stati 60.000 euro a testa in due, ma fossero stati anche solo 10.000 euro a testa in due, il messaggio che si passava era lo stesso. Si stanno giocando il loro futuro questi Esatto, due, quindi. questi due si sono messi con tutto quello che avevano e questo soprattutto all'inizio è importante perché poi tanto l'idea deve essere modificata, deve essere aggiustata. Validata. Poi sai, tante volte non sei neanche consapevole di quanto è difficile fare assunzioni, della normativa che cambia. Noi pensavamo che lo scambio di denaro tra privati avrebbe fatto esplodere i numeri e poi sarebbero arrivati i negozianti. E invece era il contrario, la gente voleva poter pagare in negozio finalmente anche senza le monete. E quindi abbiamo dovuto cambiare, crescere prima sugli esercenti, poi sui consumatori. E tutto questo lo fai se sei un team tosto, se hai la voglia di continuare a capire cosa non va e aggiustarlo, aggiustarlo, aggiustarlo. E infatti da qui capisco perché gli angel investor più capaci tendono a stressarti sul personale, a capire chi sei, quanto sei esposto tu al rischio aziendale e quanto ci credi, quanto sei disposto a dare tutto per farla funzionare, rinunciando anche a l'orgoglio personale di dire no, l'idea è questa e funzionerà, perché devi poter dire no, l'avevamo vista, ma non era del tutto giusta e bisogna un po' aggiustare la mira. Però in Italia questo settore stenta a decollare, o meglio, abbiamo visto anni nei quali si stava anche attraverso lo storytelling, molti di noi hanno contribuito, o diciamo per merito o per colpa, anche a questo, ma dati 2017, segno meno sul 2016, non è un bel messaggio. Perché succede questo? Visto anche dal tuo punto di vista che sei una di quelle che invece ce la sta facendo perché sei nella fase di scale up.
Secondo me siamo arrivati tardi, ma ci sarà un'esplosione. C'era un retaggio culturale da superare. In Italia si è sempre fatta azienda col finanziamento bancario, a debito e con la firma dei genitori. Quindi aziende piccole, fatte in funzione di quanto posso mettere a pegno, ipotecare per farmi dare qualche quattrino e limitandomi perché poi devo essere preoccupato di fare subito fatturato per ripagare le rate del finanziamento. Sta passando finalmente un concetto spinto anche dallo storytelling, a volte gonfiato, delle startup, ma è molto utile perché sta passando il concetto che si può fare azienda con l'equity, con le azioni, con una partecipazione azionaria. Cedendo parte dell'azienda, non avendo il 100% della sua. Tu fai così azienda. Anche con esatto, i tuoi dipendenti. Cioè noi, appunto, gli investitori vengono dentro, noi non avremo il 100%, non avremo neanche il 50%, a un certo punto avremo magari il 20%, però appunto l'Italia è arrivata un po' tardi, ma c'è un tessuto imprenditoriale molto liquido che si sta organizzando in club di investitori, in semplici gruppi che si incontrano e raccontano le realtà che vedono. È una via italiana al venture capital. Senti, ma oggi inizi comunque ovviamente a fare dei numeri a livello di investitori che entrano, ma anche numeri di utenti. L'effetto che si prova quando anche il neighbor, il vicino di casa, inizia a usare la tua app, che effetto fa? Diciamo che è molto bello. Adesso chiudiamo un 2017 con 250.000 consumatori che usano l'applicazione per pagare e 30.000 negozi. Quindi sono quei 30.000 negozi che ti stupiscono. Il vicino di casa sale un po' a bordo per primo perché gli fai una testa così e quindi lo usa, però tornare in città dove hai studiato e vedere che quel bar dove hai fatto l'aperitivo ha Satispay, piuttosto che andare in Puglia e vedere che ci sono dei negozi attivi anche se non c'eri mai stato prima. Quindi l'effetto che ti fa è di concretizzazione. Se ti dico 27 è un numero in particolare o suscita in te qualcosa, cioè un'idea in particolare? Beh, suscita orgoglio e adesso un po' di rilassamento. Perché 27 lo diciamo, no? Sono i milioni di euro che abbiamo raccolto, da poco 18 milioni e 3 arrivati nell'ultimo round, che si è chiuso ad agosto 2017, quindi dico adesso temporaneamente un po' di rilassamento perché sappiamo di avere quello che ci serve per raggiungere i nostri obiettivi e lavorare bene nei prossimi due anni, anche se ormai il mio ruolo deve essere quello di continuare a lavorare per raccogliere capitali, perché noi lavoriamo sui pagamenti digitali, è un mercato enorme. Diamo qualche numero anche, perché poi ovviamente tu da economista hai prima studiato il mercato nel quale andavi esatto, a lavorare. Esatto. Quello che ci ha impressionati è che c'era la possibilità di usare i vecchi RIDE bonifici per poter operare con pagamenti da conti correnti in 34 paesi europei. Adesso siamo partiti sul mercato italiano, ma se guardiamo all'Europa parliamo di un mercato dove entro il 2020 avremo circa 140 milioni di persone che avranno usato un conto corrente da mobile. E poi abbiamo visto che più dell'80% dei pagamenti erano ancora in contanti. Un dato rilevante a livello europeo è quello di novembre 2017 della BCE, in cui ancora si vede che 78 pagamenti su 100 al dettaglio nei negozi sono fatti in contante. Quindi i pagamenti digitali sono ancora una piccola parte e noi ci siamo detti proviamo a fare un sistema di pagamento che prova a sostituire il contante, ideale per le transazioni di piccolo importo nei negozi e gli scambi di denaro tra privati, per andare a colpire il mercato non servito. Dall'altro lato il mercato non servito è il nostro canale di ingresso sul mercato, ma l'obiettivo è di espandere e coprire tutti i pagamenti digitali, che sono un settore che di suo cresce del 19% all'anno a livello europeo. Proprio anno perché su anno, quindi. Cioè. Esatto, quindi il cumulato cresce del 19%. Cioè su 100 persone ce ne sono 20 ogni anno in che più. Scelgono di entrare. Sì, è un composto tra il fatto che si paga sempre di più, quindi ogni pagatore digitale ha più opportunità di pagare in modo elettronico, e da qui anche PagoPA banalmente, quindi anche la pubblica amministrazione accetta pagamenti digitali finalmente,
ma dall'altro è proprio un'abitudine che cambia. Che poi in realtà non è solo, diciamo, la sostituzione del contante, ma anche la sostituzione di quelle che sono una roba che noi usiamo parecchio in Italia, sono le carte. Soprattutto le plastiche, che le chiamano le banche. Allora, diciamo, in Italia già sono usate, ma stiamo ancora parlando del 15% del totale. Quindi Satispay è un qualcosa che non tocchi. C'è un'app sul tuo cellulare. Esatto, è un'app. Si collega, basta che tu hai un conto corrente, basta che l'esercente abbia un conto corrente, e quello che è piaciuto soprattutto agli esercenti era il fatto di essere indipendenti dalle carte. Le carte, che sono ormai capite, apprezzate dalle grandi aziende, in un mercato come quello italiano, quello tedesco, dove 9 negozi su 10 dove andiamo sono business familiari, non hanno la capacità e la forza di negoziare, abbassare le commissioni, continuano a percepire come care le carte. E quindi, vedendo tutti i Google Wallet e Apple Pay che stavano nascendo, erano delle app con le carte dentro, abbiamo detto qui non si va tanto lontano, perché tutto dove mi dicono di no alla carta mi diranno no a queste app. E quindi abbiamo cercato di fare un'innovazione ulteriore e fare un'app che taglia via le carte, si collega direttamente ai conti ed abbatte i costi. Senti, ma questo fintech, no? Quindi finanza che incontra la tecnologia, e in Italia siamo un po' in ritardo anche non nel mercato, ma nella conoscenza del fenomeno. Usiamo magari tantissimi strumenti, ma non sappiamo che quello è fintech. Corretto, questo è proprio il punto. Cioè, l'italiano usa il fintech, non lo ha mai chiamato fintech, lo ha chiamato il conto online, lo ha chiamato il pagamento online, lo ha chiamato la prepagata che uso per andare su eBay. Quindi diciamo, l'Italia ha fatto ampio uso del fintech da parte di aziende semi-tradizionali che lo hanno messo a disposizione. Adesso con le start-up si inizia a parlare di fintech perché bisogna dargli un settore. Tu che parole hai utilizzato quando hai detto, per esempio, ai tuoi o a una zia anziana, sai che cos'è il fintech? Come lo hai spiegato? Allora, io ho dovuto spiegare intanto perché mi licenziavo per fare Satispay, quindi la spiegazione è stata: hai presente tutti i negozianti, dal macellaio alla lavanderia al bar, che non ti accettano le carte e che espongono sempre "non si accettano le carte sotto i 10 euro, ma io voglio fare una cosa che loro potranno accettare perché non ha i costi delle carte. Oggi questi oggetti fanno parte di noi. E qualcuno scherzava in altre interviste che ho fatto, mi diceva: è come un braccialetto elettronico che ti porti al piede perché sa tutto di te, è sempre con te. Questo aspetto, anche l'aspetto dei dati personali, insomma, è un po' un tema, una frontiera nel momento nel quale oggi si vuole provare a tassare il gigante della Silicon Valley, però al tempo stesso non si pensa a quanto sia importante la privacy. Assolutamente, considerate poi che nel fintech parliamo di utenti che sono tutti verificati nella loro identità personale. Cioè, tu sai tutto degli utenti di Satispay? So tutto quello che fanno su Satispay e so tutto, so esattamente chi sono. Questo perché intanto dobbiamo controllare il rischio e quindi non possiamo avere identità false. Poi dobbiamo tracciare i pagamenti, quindi da qui anche il favore della normativa, perché chi paga in modo digitale non può evadere. Però bisogna stare attenti. Secondo me c'è un'intossicazione di condivisione, la gente sta iniziando a diventare scettica e le aziende tecnologiche devono riuscire sempre a porsi con il giusto tatto e a far percepire che, ok, chiedono l'informazione ma non la condividono. La condividono al massimo per darti una cosa che ti interessa, che può essere uno sconto sul tuo prodotto preferito, perché l'ho capito che ti piace, ci sei tornato 5 volte a comprartelo e quindi dico alla società: guarda che anonimamente ci sono delle persone interessate al tuo prodotto, se vuoi farle tornare puoi dargli uno sconto. Chiunque va oltre ha un vantaggio immediato, che può gonfiare un po' il fatturato, farsi pagare per la condivisione dei dati, può vedere dei numeri che crescono un po' velocemente, ma vedrà un, come viene definito tecnicamente, un churn rate enorme, quindi gente che si disiscrive, non si fida più dei messaggi che gli arrivano e abbandona il servizio. Abbiamo avuto questa intossicazione di popolarità, mettere le nostre foto su Facebook, condividerle, vedere i like, ci sta dando l'impressione di avere attimi da cui dipendiamo, di notorietà. E poi a un certo punto vedo che la gente sta postando sempre meno e sharando sempre meno. Quindi è un tema di cui il regolatore si deve un minimo preoccupare,
però arriverà più per spontaneo rifiuto di un'eccessiva condivisione. Forse più consapevolezza da parte della gente. Esatto, esatto. Infatti penso che tutti sorridiamo a vedere quanto forse quelli un po' più in là negli anni condividano eccessivamente in modo goffo sui social, perché non sono consapevoli di quanto gli tornerà indietro, e quanto i più giovani, dalla generazione millennial in giù, dopo una prima enfasi iniziale, adesso sono molto più accorti e consapevoli anche di una reputazione digitale. La mia regola al momento è cercare di avere 2 ore di lavoro al giorno. Lavoro dove io produco qualcosa, che tendono a essere o la mattina presto o la sera, e poi il sabato è la salvezza, cioè il sabato è il giorno in cui si riesce a lavorare 10 ore ininterrottamente e andare avanti su tutto quello che nella settimana hai lasciato indietro. Ti abbiamo sentito prima nel backstage che dicevi ai tuoi, dice, io sabato vorrei provare a lavorare un po', cioè esatto, è banale. Poi vanno anche raccontate queste cose, perché spesso noi pensiamo che magari fate la vita, che quello che vuole iniziare dice, sai, ho fatto una startup, vado in spiaggia con gli amici. In realtà vuol dire rinunciare a tutto e soprattutto avere vicino persone che sanno rinunciare anche loro come te, perché banalmente anche nelle relazioni personali tutto rallenta, non hai weekend per stare insieme, perché i weekend sono il momento in cui finalmente puoi lavorare un po' di più. Va fatto per i primi anni e poi a un certo punto bisogna saper delegare per ritagliarsi, secondo me, almeno un giorno a settimana, con le dovute eccezioni, che certe settimane bisogna lavorare sempre, un giorno a settimana per stare con chi hai vicino e ricrearti un po' di hobby, altrimenti perdi anche un punto di vista esterno, non sei neanche più un osservatore di quello che stai facendo, ci sei talmente dentro che magari stai correndo contro un muro perché sei a testa bassa. Quindi quel giorno, a parte abbassare lo stress e evitarti di rimanere solo, ti aiuta anche a dare una visione più oggettiva. Come che immagini l'Italia e ovviamente l'Italia in Europa nel 2030-2040? Sono un po' scettico quando dicono che bisogna fare per forza gli sviluppatori, perché oggi c'è domanda di sviluppatori. Questo mondo cambia talmente rapidamente che magari tra 10 anni il codice sarà sempre più spesso scritto in modo automatico da parte di software capaci di farlo. Mi auguro che ci sarà un modo diverso di lavorare, che saremo veramente in grado di avere meno ore di lavoro e maggiore produttività per ogni persona. Al di là del fare una startup e lavorare come un matto per qualche anno, lo vediamo, la Germania ha una produttività pro capite molto più alta di quella italiana e si lavora meno ore. In un mondo dove le macchine ci sostituiscono, l'importante è giocare di anticipo e saper coltivare quegli aspetti di conoscenza e cultura che faranno la differenza in un mondo delle macchine.